Salve a tutti e benvenuti in questo bellissimo o brutto video che sia. Persone cattive, come l'altra volta abbiamo visto come creare una porta strana, molto robosa. Oggi andremo a creare una porta un pochettino diversa. Consiste nel questo coso, va bene? Questa sarà la chiave della nostra porta. Ovviamente, quando andate a vedere così, è una stanza normale, non c'è nessuna cosa nascosta. Ed è qui che vi sbagliate. Se noi andiamo a... Bip! Apparirà la cosa qui. Quindi, senza perderci in chiacchiere, cominciamo. Sì, non mi mangio il mio prato. Vabbè, cominciamo. Per prima cosa dovremo andare... No, vabbè, io vado ad aprire la cesta, ma dovrei... E voi dovrei avervi fatto uno schema, un qualcosa del genere, vabbè. Va benissimo. Ci servirà spada di diamante, insomma, le cose che vi ho mostrato prima. Innanzitutto piazzate il coso qua. O dove volete, insomma, dipende da dove dovrete fare la roba. Ora metteteci un item qualunque, una spada, qualcosa che la renda normale. Poi andate dietro e fate così, no? Vedete questa striscia. Poi dovrete fare così. E dovrete fare un collegamento del genere. Insomma, non dipende quanta redstone dovete avere, ma se siete dei tipi di risparmio, vi ho messo il quantitale che serve. Insomma, è la quantità, la roba, no? Vabbè, che spiegazione di schitto. Quindi facciamo così, così. Fate questa roba. Poi dobbiamo andare a piazzare il pistone. Ora, il pistone è attivo quando è in questa posizione. Ma quando cambierà posizione? Quindi... così. C'è quel quadra che non cosa. Credo che ho sbagliato io. Cacchio. Insomma, ragazzi, ho fatto io il fail. Tanto nello schema non vi ricordavo che c'è questo coso che doveva aiutare a mandare il segnale. Vabbè, vi arriverò Microsoft News. Benissimo. Quindi, dopo aver fatto questa cosa, voi potrete semplicemente mettere la vostra cassozza. Dov'è la cassa? Vabbè, facciamo così che è più easy. Avete fatto. Avete la vostra cassa, lo potete aprire. Fate così e poi non si vedrà più. Quindi, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi e noi ci vediamo. Ciao, gente, molto po'.